Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di colazione. Prepariamo dei buonissimi pancake senza uova. In una ciotola ho versato due tipi di farine, quella d'avena e quella di tipo 2, ma se volete potete usare anche un solo tipo delle due o la farina che preferite. Per dare all'impasto un pizzico di dolcezza ho usato zucchero di canna. Potreste anche ometterlo del tutto, infatti le farciture che arricchiscono i pancake sono già abbastanza dolci. Nella ciotola ho versato anche lievito, bicarbonato e un pizzico di sale e ho mescolato per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ora passiamo ai liquidi. Non ho usato uova, ma latte vegetale e ho scelto quello di avena giusto per rimanere in tema, ma qualunque altro latte andrà benissimo. Poi ho aggiunto anche un po' di olio. Come vedete ho usato quello di oliva, ma potete usare anche olio di cocco o olio di semi. Mescolando in pochi secondi si formerà una pastella densa. Facciamo riscaldare una padella antiaderente a fuoco dolce. Io la mia l'ho unta un po' con dell'olio di cocco, ma non è necessario. E versate un po' di impasto, giusto un paio di cucchiai. Lasciate cuocere per circa un minuto e appena vedrete le bollicine sulla superficie potete girare e lasciare cuocere per un altro minuto. Una volta pronti potete farcire i pancake come desiderate. Potete spalmare un po' di burro in superficie e poi una generosa colata di sciroppo d'acero e magari frutta fresca. Io, come ormai sapete, amo il burro di arachidi e quindi mi piace spalmarne un po', aggiungere noci tostate e una spolverata di cocco rapé. Potete usare anche della deliziosa marmellata o Nutella e sono buonissimi anche con il gelato o semplicemente con dello zucchero a velo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi va, lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Noi ci rivedremo nel prossimo video. Grazie per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!